Quando si investe nell'eccellenza, ma soprattutto quando si investe nella cultura, credo che si investa bene. Noi, ho avuto modo di dirlo poc'anzi, io ho creduto, è stato uno dei primi progetti che volevamo portare avanti insieme al Comune di Matera e ci siamo riusciti in un contesto storico particolare, perché siamo stati in un periodo dove siamo stati impegnati per questa pandemia, e uscire con una manifestazione come quella odierna in uno splendido luogo, in un palazzo culturale d'eccellenza, e aver portato una parte della scuola di cinematografia qui a Matera per la formazione dei giovani, credo che sia sicuramente un aspetto estremamente significativo e di speranza per i nostri giovani e per la cultura in genere. Appunto, riparte dalla cultura la Basilicata. Certo, la Basilicata, il primo atto riparte per la cultura, perché la cultura fa parte di questo popolo, fa parte del popolo lucano, ed è giusto che con la cultura si riparte in un momento storico, ripeto, come ho detto, difficile da superare, ma noi dobbiamo crederci, dobbiamo continuare in questa azione che deve essere un'azione propulsiva e che deve vedere impegnati tutti quanti le istituzioni per far fronte a quelle che sono delle esigenze che non conoscono, e l'ho detto più di una volta, colore politico, che quando si investe in azioni come queste bisogna essere convinti di quello che si fa.